Professor Berlinguer, qual è il progetto per ricreare la scuola che lei presenta nel suo ultimo libro? Bisogna cambiare dalle fondamenta la nostra idea di scuola, la nostra cultura di scuola, che prima era una trasmissione di saperi che dalla cattedra scendeva verso gli alunni. Oggi deve diventare uno sforzo comune degli stessi alunni che sotto la guida intellettuale del maestro costruiscono il proprio itinerario, il proprio viaggio di Ulisse nella conoscenza. E questo non può avvenire in modo enciclopedico, con un'infarinatura di tutto, e non può neanche avvenire come se fosse una mano di vernice che scende sulla loro mente. No, deve essere un modo in cui, evidenziando i problemi legati a ciascuna materia, a ciascuna disciplina e in genere al sapere, i bambini e i ragazzi costruiscono il proprio contributo al proprio apprendimento, al proprio modo di imparare. È qualcosa che è già in atto in paesi avanzati, è in atto in molte scuole italiane grazie all'eroismo intellettuale di centinaia di migliaia di docenti e presidi che hanno voluto iniziare il cambiamento, ma ora siamo di fronte alla necessità che questo diventi anche una decisione della società e dello Stato italiano. Ci auguriamo che questa occasione aperta dall'iniziativa del governo, chiamata la Buona Scuola, apra una dinamica tale da poterci portare a questo risultato. Qual è dunque la sua opinione sullo stato della scuola italiana oggi? Sullo stato adesso. La scuola italiana eredita una tradizione straordinaria di bravura, però con essa una impostazione ormai sbagliata di pura trasmissione, di prevalente trasmissione. E questo ha portato a farla invecchiare. E per cui gli alunni, soprattutto i ragazzi, le ragazze, si sentono un po' estranei a questo itinerario, non lo vivono come la soddisfazione di un loro profondo bisogno culturale, perché è spiazzata di fronte alle novità, a una rivoluzione che si è realizzata nel mondo e anche in Italia, e cioè che la scuola è diventata patrimonio di tutti, che vanno tutti a scuola o devono andare fino all'ultimo anno delle superiori, perché con la scuola media non si lavora, con la sola scuola media. E per questo cambiamento dovuto affiancato a un'altra grande rivoluzione, che la comunicazione didattica cambia con l'introduzione della rete, del web, della informatica, della telematica, e questo fa saltare l'impianto vecchio. I vecchi edifici non vanno più bene, il vecchio orario scolastico che separa mattina dal pomeriggio non ha più ragione di esistere, e la partizione troppo disciplinare, troppo delle diverse materie, e blocca una ricomposizione unitaria del sapere. Ecco perché bisogna cambiare. Grazie.